まい。ありがたき慈悲あるそのお言葉。刀は預かる。直使到着まで間もなく、浅野匠の神、浅神下で至れば諸行は皆大変。Allora, torna il Benshi, il narratore giapponese alle giornate del cinema muto di Pordenone, il Benshi Ichiro Kataoka, che è uno dei pochi rimasti a portare avanti questa tradizione della, appunto, dell'arte del Benshi, del narratore del cinema muto giapponese, e commenterà la proiezione del film Chushingura, che è un evento direi molto raro, perché Chushingura è una saga giapponese molto popolare, si contavano fino a qualche anno fa un'ottantina di versioni per il cinema e per la televisione, ora non so, non sono aggiornato, ce ne sono state anche altre, è la leggenda dei 47 Ronin, quindi una storia tra l'altro successa veramente nei primi del Settecento, e è una storia molto interessante perché in qualche modo racchiude la quintessenza dello spirito giapponese. Tutta questa storia si basa su due concetti che si confliggono, che sono i concetti di Giri e Ninjō, cioè di dovere e sentimento. Un po' tutta la drammaturgia giapponese classica si basa sul conflitto tra questi due elementi. In questo caso i 47 Ronin, con la loro poi morte onorevole, in qualche modo incarnano questo spirito giapponese della nobiltà della sconfitta, quindi quello che poi abbiamo visto anche nella storia con i kamikaze, eccetera, eccetera. C'è tra l'altro una delle versioni più famose di questa saga, che è quella di Kenji Mitsubishi, che venne proiettata proprio come film di propaganda alla vigilia dell'attacco di Pearl Harbor, quindi in qualche modo è un qualcosa che riscatta l'orgoglio giapponese. La versione che vedremo con il commento di Ichiro Kataoka è una delle prime e risale al 1910. In realtà è un assemblaggio di varie versioni, ce ne fu una molto importante nel 1928, ma questa è ancora precedente, è opera del grande regista, del padre del cinema giapponese, Makino Shōzō. Makino Shōzō era un capocomico, aveva una compagnia di teatro kabuki e fu uno dei primi a capire che il nuovo mezzo del cinema poteva esprimere, con il cinema si potevano, come dire, realizzare le opere teatrali proiettandole, no? Quindi riprendendole e proiettandole. Makino ha inventato la grammatica del cinema, perché i suoi primi film erano di puro teatro filmato, quindi era tutto illuminato, peraltro non solo semplicemente con una macchina da presa che riprendeva, ma poi ha cominciato a assimilare il linguaggio, quindi il montaggio, i campi contro campi, l'uso delle ombre è importantissimo. E questo film, questo assemblaggio in realtà di vari film Chushingura, sono in qualche modo, possiamo vedere un po' l'evoluzione di questo linguaggio del cinema giapponese. その時、戦国を訪ねしのこれさんに相を拝見。流れ流れ。